WPT Sanremo, il vincitore Dennis, finalmente ce l'abbiamo fatta. È stata una sofferenza irreale in queste tap, però insomma dominato direi assolutamente dall'inizio alla fine. Dai, raccontaci in breve la giornata. Ah, la giornata partivo chip leader, l'ho gestito, ho vinto tanto un contest ed ho incrementato sempre il contest. Poi il tavolo finale partivo master chip leader, è stato diciamo easy game, è stata una sofferenza alle zappe, ho dovuto giocare 5 showdown, tutti 5 da sopra, 4 l'ho persi, l'ultimo al 70 meno male l'ho vinto. Senti, c'è una cosa, è abbastanza evidente per noi dei lavori, ma anche per chi era al tavolo, che insomma qualche age rispetto al field e soprattutto rispetto alle ultime fasi c'era, no? E sì, non è ancora più responsabilità, cioè non avevi quasi paura di dire no, non posso perdere questo. Esatto, esatto, è stato al quarto di fila perso al river, mi sembrava un incubo, cioè ho detto ma davvero devo perdere, meno male. Una buona esperienza live, non è che ci vediamo spessissimo, però questo è un incentivo non da poco, no? Per continuare. Io gioco soprattutto live nei circoli in Lombardia, poi io faccio anche gli eventi questi. Quindi cioè, nel senso, anche se ho 20 anni penso di essere esperto live. Tanto tifo soprattutto di tuoi amici che erano dietro, un po' vagamente interessati a questa vittoria. Sì, sono qualche quota, dai, qualche scambio. Oh, ho swappato il 3 con Pirodi e basta. Miracolato. Senti, facciamo super complimenti, ci vediamo probabilmente molto presto in giro. A questo punto, obiettivo prossimo quale potrebbe essere per te? Non lo so, penso di andare alle Streghe a Sant'Agosto. Non ti proietti a Las Vegas? No, questa cosa? No, a parte che non ho neanche 21, quindi non potrei giocare. No, no, non... non ho vinto 700, ne ho vinto 70. Bravo, mi piace questa risposta, complimenti. Grazie mille, ciao a tutti, ciao ciao.